Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Adidas Crazy Light Boost 4. Innanzitutto ringrazio molto Adidas Italia che mi ha gentilmente fornito questa scarpa prima della data di uscita, in modo da poter far uscire il video il giorno stesso della data di lancio. Entriamo subito nei particolari e avete già sentito dal nome che finalmente Adidas ha inserito anche per quanto riguarda il basketball performance, quindi le scarpe tecniche da basket, il Boost, questo materiale altamente innovativo che si caratterizza per avere un assorbimento degli impatti e restituzione della forza maggiore rispetto alla classica EVA e anche una durata maggiore. La vediamo questo materiale solo nella parte posteriore, quindi qui è inserito principalmente per l'assorbimento degli impatti. Per quanto riguarda invece i materiali, abbiamo per tutta la tomaia questa mesh, questo tessuto sintetico con anche tech fit per quanto riguarda la linguetta, e abbiamo anche quello che una volta veniva chiamato sprint web, che praticamente non sono altro che delle bande di TPU, di plastica, che vengono messe per dare più sostegno alla tomaia in generale. Abbiamo anche questo posizionamento delle tre strisce caratteristiche di Adidas, che è molto tattico, infatti viene messo nella parte anteriore ed esterna della scarpa in modo da dare più sostegno nei cambi di direzione, quindi nei movimenti di tagli e push-off. Per quanto riguarda il sostegno in generale, la scarpa ha un taglio medio, quindi non molto alto, non protegge chissà che le caviglie, ma comunque ci dà un buon sostegno generale. Nella parte posteriore abbiamo il nostro classico heel counter o heel cap, che serve per tenere stabile all'interno della scarpa la parte posteriore del piede e impedire che esca dalla base della scarpa stessa. Abbiamo anche in questa scarpa il nostro sostegno anti-torsion, quindi anti-torsione, che però non è il classico sprint frame che abbiamo visto nei modelli precedenti, ma è stato rimosso più che altro perché dava abbastanza fastidio per quanto riguarda la calzata. Anche questo aspetto infatti è migliorato appunto per il discorso che è stato rimosso lo sprint frame e anche per il cambiamento di materiale. Infatti qua abbiamo molto più tessuto, molta più mesh, è un po' più confortevole, si dilata un po' di più la scarpa con l'utilizzo e sicuramente è leggermente più larga la calzata in sé. E per quanto riguarda le caratteristiche generali, quindi le considerazioni finali su questa scarpa, io sono ansiosissimo di provarla sul campo. È un'innovazione molto molto grossa, molto grande, che sicuramente scuoterà un bel po' il mercato del basket mondiale, perché appunto questo materiale, il Boost, è stato utilizzato nel running ed è andato molto 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 bene. È stato anche riutilizzato per moltissimi modelli, sia da corsa veloce, sia da corsa di fondo, quindi da corsa di durata, e quindi, come dicevamo prima, ha una buona protezione dagli impatti, buona restituzione degli stessi e anche lunga lunga durata. Per quanto riguarda il resto, come abbiamo detto, buon supporto, calzata molto avvolgente e può essere utilizzata anche qui sia da giocatori piccoli, soprattutto essendo comunque una scarpa molto molto leggera, ma anche comunque da giocatori grossi e pesanti che vogliono comunque sentirsi liberi e mobili nel loro gioco. La presentazione è finita, abbiamo detto tutto, quindi vi invito come sempre a seguire i nostri account Facebook, Twitter e Instagram, che troverete linkati nel box di descrizione qua sotto al video. Vi invito anche a dare un occhio al nostro sito doubleclutch.it, perché è stato da poco modificato, e andate a vederlo che vedrete. E come sempre vi ringrazio molto per il supporto e alla prossima!